Buongiorno ragazzi, oggi facciamo due ricette col branzino andando a guardare dalla tecnica al piatto finito. Una facciamo un branzino alla mediterranea e l'altra andremo a fare un branzino al forno. Prima cosa iniziamo a guardare il pesce. Allora, questo è già stato squamato, l'ho già squamato io. Ricordiamoci che per capire se un pesce è fresco oppure no, ci sono vari modi di riconoscerlo. Punto primo, aspetto visivo. Dobbiamo guardare che il pesce abbia un colore vivo, un colore brillante. L'occhio deve essere concavo e non convesso e laddove c'è la possibilità di toccarlo, anche guardare le branchie all'interno, devono avere un colore bello vivo, bello forte. Altra cosa, sempre se è possibile toccarlo, il tatto. Andando a fare una leggera pressione nel ventre, dobbiamo vedere la carne e il pesce stesso che torna alla sua fase naturale. Se rimane all'interno la nostra impronta del dito, vuol dire che il pesce ha qualche giorno. Come già detto prima, l'ho già squamato per comodità di tempistiche. Andiamo alla parte di pulizia. Andremo a partire con delle forbici dal retto e andiamo a tagliare fino alla gola. Mano ad uncino e andiamo completamente a eviscerarlo. Andiamo a staccare anche la parte di branchie che ci aiuta a non distruggere troppo l'intestino per non far fuoriuscire troppo sangue. Ricordatevi che sia sfilettato che sia intero, tutto il sangue che c'è all'interno dell'animale va eliminato. Eliminando il più sangue possibile riusciamo ad avere la garanzia di un prodotto che non sia amaro durante la cottura. Il sangue coagulato rilascia spesso l'amaro. Sempre con le forbici andiamo a tagliare le pinne. A questo punto siamo pronti per sfilettare il nostro pesce. Partendo con la schiena verso di noi, schiena del pesce verso di noi, andiamo ad appoggiarci sul sottobranchia con la lama rivolta verso la testa facendo molta attenzione. Seguiamo la forma della testa, ci appoggiamo sulla lisca centrale, switchiamo il coltello verso la coda e con leggera punta del coltello andiamo verso la coda. Dobbiamo cercare di stare sopra la lisca in modo tale da non fare né troppo scarto e tantomeno rovinare troppo il filetto. Arrivati verso la coda, usciamo col coltello dalla parte della pancia e andiamo a far pressione usciamo dall'altra parte. Ripetiamo la stessa operazione facendoci strada con un po' di pollice, con le dita praticamente andiamo a alzare il filetto e rifacciamo la strada. Dopodiché tagliamo la spina della pancia e ottenendo così il primo filetto. La stessa operazione andiamo a applicarla girando il nostro pesce. La difficoltà sta che non abbiamo più una parte d'appoggio come il primo filetto, perché ovviamente essendo eliminato abbiamo dello spazio, quindi bisogna fare molta attenzione. Ma l'operazione è semplicemente la stessa. Ottenendo così il secondo filetto. La lisca centrale va eliminata o eventualmente se volete fare un fumetto è ideale per fare un fumetto. Ricordo che il coltello del pesce deve essere un coltello ben affilato, sottile ma soprattutto flessibile.
flessibile perché ci deve permettere di passare all'interno della spina dorsale e delle varie dische. E questa è la tecnica per sfilettare il pesce. Se dovessimo fare il pesce intero, la seconda tecnica è sempre quella di entrare con le forbici per retto e tagliare il ventre fino al sottogola, andare a eviscerare completamente il nostro pesce senza pungersi. Stacchiamo le branchie. In questo caso l'abbiamo già squamato, andiamo a tagliare la pinna della pancia, della gola, la pinna della schiena, ma non taglieremo quest'ultima. Quest'ultima la terremo intera perché facendo il pesce al forno, che andremo a mettere all'interno dei semplici aromi come può essere sal di rosmarino e un po' di sale e qualche goccia di vino bianco nella teglia, per capire quando il pesce intero è cotto andremo a spilare leggermente la lisca dalla parte sotto della pancia praticamente. Se la lisca si sfila senza difficoltà e completamente pulita, il nostro pesce è cotto. Andiamo a sciacquarlo prima di lavorarlo in modo tale che togliamo completamente la parte interna di sangue coagulato. Una volta sciacquato il sangue bene dall'interno, andiamo a mettere all'interno nella pancia un po' di sale, un po' di pepe, un rametto di aroma a piacere e tagliamo un po' di scalogno, lo lasciamo sul fondo della teglia e l'altro glielo mettiamo nella pancia. Adagiamo il pesce nella nostra teglia, prendiamo uno spicchio di aglio in camicia e andiamo a metterlo tra la teglia e il nostro pesce in modo tale che ci lascia il sapore e poi lo eliminiamo così non abbiamo grandi problemi. Cospargiamo il pesce di olio massaggiandolo leggermente in modo tale che sia bello unto in tutto e copriamo con un bel bicchiere di vino bianco abbondante. 180 gradi all'incirca per una dimensione del genere 20 minuti. Ricordatevi che possiamo mettere un timer a 15 minuti e poi andiamo a fare il test della lisca, con quello sappiamo regolarci in modo tale che se abbiamo a casa delle pezzature di pesce differenti da queste siamo in linea con le tempistiche sempre con questo test della lisca. Dopo la tempistica di cottura, quindi in questo caso gli abbiamo dato 18 minuti, l'abbiamo sfornato, secondo noi è pronto. Per avere la certezza e la garanzia che il pesce sia completamente cotto, andiamo a dolcemente a sfilare, adesso si è seccata anche un pochino perché con la pelle si secca, andiamo a sfilare dolcemente, scusate, mi scotta, la nostra lisca. Se la lisca viene via completamente pulita, ok, vedete che viene via la lisca senza carne, dal momento che la lisca viene completamente pulita, il nostro pesce è completamente cotto. Cosa facciamo? Possiamo servirlo così e il commensale stesso andrà a togliere la farcitura all'interno e la parte di pelle e se lo mangerà spinandoselo da solo, altrimenti in un grande albergo, in un grande ristorante dove viene fatto un servizio al tavolo, sarà il nostro collega di sala bar a sporzionare davanti al cliente stesso questa tipologia di pesce. Ovviamente è bello ed è piacevole farlo anche con dei pesci di grossa dimensione, magari per una tavolata di 3 o 4 persone che condividono lo stesso pesce, si parla anche di 2-3 kg di pesce fatto al forno intero. Detto questo, vi auguro
un buon branzino al forno. Andiamo a prendere in mano l'altro branzino. Dopo averlo sfilettato, la cosa importante è quella di andare a disliscarlo. Per togliere le lische basta passare dolcemente il dito dalla testa verso la coda e sentiamo tutte le lische che si alzano. Quando andiamo a vedere la lisca che si è alzata, con delle pinzette apposite andiamo a togliere le nostre lische. Facendo il movimento dalla testa, sfilandoli dalla testa, prendendo la parte verso la coda e tirandola verso la testa, facendo questo movimento andiamo a semplificare la fuoriuscita della lisca e diminuiamo il grado di spreco del pesce, perché spesso può capitare che rimangono attaccate alla pancia stessa. Dopodiché il filetto possiamo o andare a tagliarlo a metà per avere una dimensione consona nel piatto e nella padella come prodotto finale e decidere se vogliamo tenere o togliere la pelle. Nel caso in cui dovessimo voler togliere la pelle, vi ricordo che si fa una piccola incisione sulla parte finale del pesce col coltello. Si va a girare il coltello verso la testa, sempre con il coltello del pesce. Quando otteniamo la parte di semplice pelle senza carne, andiamo decisi e con una mano teniamo il coltello deciso e con l'altra teniamo la pelle del pesce e faccio scorrere il più attaccato possibile al tagliere, in modo tale che abbiamo la pelle del pesce e il pesce senza pelle. Questa è una tecnica. L'altra tecnica è se dovessimo lasciare il filetto intero, vi consiglio sempre di incidere la pelle del pesce in modo tale che durante la fase di cottura non si arricci, ok? Poi, come detto poc'anzi, è meglio tagliarla a metà per avere nel piatto una porzione giusta che poi andremo a utilizzare questi due filetti. A questo punto abbiamo i due filetti di pesce da utilizzare. Abbiamo il resto degli ingredienti per fare il pesce alla mediterranea. Il resto degli ingredienti da fare il pesce alla mediterranea sono uno spicchietto d'aglio in camicia, in modo tale che se qualcuno lo desidera, poi dopo che ha lasciato il profumo si può eliminare, dello scalogno da tritare, dei capperi dissalati, delle acciughe, del basilico, dei pomodorini freschi, vino bianco, sale, pepe ed olio. Procediamo nel fare la ricetta. Ci sono varie filosofie. Quella secondo me più buona è quella di scottare inizialmente il pesce, visto che teniamo la pelle e vogliamo un prodotto che sia al 100% naturale. Quindi andremo a condire leggermente di olio, sale il nostro filetto di branzino. Padella antiaderente, bella calda, andiamo a scottarlo. Dopodiché, tolto il pesce, nella stessa padella andremo a mettere all'interno lo scalogno tritato, l'aglio schiacciato in camicia e i pomodorini. Quando questo guazzetto, questa salsa è pronta, termineremo la cottura del pesce all'interno di questo guazzetto. Ricordo che bisogna fare attenzione perché gli ingredienti sono capperi dissalati e acciuga, quindi se andiamo a caricare di troppa sapidità, rischiamo che alla fine abbiamo un piatto molto salato. I pomodorini, che sono dei pomodorini semplicissimi, il classico pomodorino ciliegino, ne andremo a tagliare alcune parti in 4 e alcune parti in 8. Questo per facilitare la fuoriuscita del succo, del liquido, del pomodoro, del sapore stesso, che ci permette di aumentare anche la parte di guazzetto. Ovviamente quelli tagliati in 4 rischieranno di sfaldarsi, ma è il nostro obiettivo. Scusate, quelli tagliati in 8 rischieranno di sfaldarsi, ma è il nostro obiettivo. Quelli invece tagliati in 4 resteranno a dimensioni più grosse, in modo tale che rilasciano il suo succo, ma vedremo anche la forma del pomodorino stesso. Ricordo di utilizzare sempre un coltello a sega quando si va a tagliare il pomodoro, quando si va a tagliare un agrume, quando si tagliano dei prodotti acidi, perché l'acidità contenuta nel pomodoro, nel limone, nel pompelmo, l'arancio, gli agrumi vari, tendono a far perdere il filo della nostra lama, quindi a rovinare anche il nostro coltello. Uno, due,
con una lama liscia, se non è ben affilata, rischiamo di farci del male. Andiamo a tagliare finemente qualche julienne di scalogno, giusto per poi avere gli ingredienti pronti per fare il nostro guazzetto. E dopo la julienne andiamo a dargli un leggero colpo. Stessa cosa con qualche acciughina, andiamo a prendere qualche filetto di acciuga, ne prendiamo un paio e andiamo a sminuzzarli bene. E in ultimo prendiamo un paio di capperi e andiamo a tritare anch'essi per correggere sapore e sapidità. Fatto questo, abbiamo la nostra padella molto calda. Andiamo a condire i nostri filetti di branzino, conditi bene da un lato, andiamo a girarlo. E conditi bene anche dall'altro lato. Il tutto può essere fatto sopra un foglio di carta o su una teglietta apposita. Quando la padella è bella calda, andiamo a metterlo dalla parte della pelle. Lo facciamo scottare bene da un lato . Quando lo facciamo scottare dalla pelle, cosa accade? Che il pesce tende a imbarcarsi leggermente e non dobbiamo toccarlo. Appena si risiede bene, vuol dire che la parte della pelle è cotta, soprattutto grazie anche alle incisioni che gli abbiamo fatto inizialmente, e quindi siamo pronti per poterlo manipolare e andare a girarlo nel secondo verso. Gli si dà qualche minuto di scottata anche nell'altro verso. Notiamo anche nel dettaglio che se il filetto è alto, quando cuoce la parte attaccata alla base fiamma tende a diventare bianca. Quando arriviamo a vedere che la metà del nostro filetto è bianco, è pronto per essere girato. Scottata anche la seconda parte, vado ad adagiarli, in questo caso su un foglio pulito di carta da forno, altrimenti se avessimo avuto una teglietta non avrei la teglietta. Andiamo a mettere un po' di scalogno, qualche goccia d'olio, il nostro aglio in camicia, quindi andiamo a schiacciarlo e gli lasciamo la pelle. Visto che la fiamma è già bella consistente, bella alta, andiamo già a mettergli i pomodorini. Diamo sapore con la nostra acciuga che abbiamo utilizzato prima e il nostro cappero e un pizzico di pepe. Aggiungiamo un po' di vino bianco che aiuta a dar sapore e a far fuori uscire il succo del pomodoro e mettiamo un pizzico di sale. Abbassiamo la fiamma. Lo facciamo andare e appassire dolcemente il nostro pomodoro e intanto che si insaporisce. Quando inizia a crearsi il guazzetto possiamo andare a togliere l'aglio, così se qualcuno dovesse avere dei problemi non si sente. Spostiamo leggermente i pomodini dal guazzetto e andiamo a rimettere il nostro branzino in padella. Con un cucchiaio andiamo a coprire il nostro branzino con il guazzetto, okay, e i pomodorini stessi. Andiamo a mettere ancora qualche goccia di vino bianco. Nel mentre il vino bianco finisce di evaporare,
Andiamo a correggervi la freschezza e l'aroma con qualche foglia di basilico spezzettata nel momento stesso, in modo tale che non diventa nero, in modo tale che non sia amaro, spezzettata con le mani, in modo tale che mantenga un pochino di freschezza e anche di colore, ok? Poi magari ciuffetti piccolini e carini li teniamo per la decorazione, per la guarnizione. A piacere possono anche essere inserite delle olive, possibilmente taggiasche. A piacere perché? Perché ovviamente ammettendo il condimento del pesce, mettendo l'acciuga, mettendo il cappero, mettendo sale e pepe, abbiamo già una base molto sapida, ok? Quindi non è detto che possa piacere o meno l'intensità del sapore dell'oliva che va a rendere la nostra pietanza molto saporita. Quando vediamo che il nostro pesce è cotto bene, possiamo iniziare a procedere con l'impiattamento. Andrei a mettere dei pomodorini al centro del piatto. Il nostro filetto di pesce adagiato sopra al pomodorino. Qualche fogliolina di basilico a crudo, quindi fresca, per richiamare un po' il colore e il sapore. Un leggero giro d'olio a crudo e il nostro piatto è pronto.